Ve ne siete andati al mare? Grazie. Ciao, grazie. Buongiorno. Abbastanza bene, grazie. Questa... Sì, un po' compresso questi giorni. Un anno fa eravamo qui nella piazza. Provavamo a preparare l'arrivo del Presidente della Repubblica per dare onore a questa terra. Oh, adesso devo attaccare. Che bravo, sta facendo cose belle. No, attraversiamo le vie pedonali, se no. Guarda qua, andiamo dove sono le risorse? Buongiorno. Che utilizzerò per salutare innanzitutto il Vescovo, le autorità presenti, tutti i cittadini, gli studenti e naturalmente il nostro nuovo concittadino Don Luigi. Non ho chiesto di parlare quale rappresentante del gruppo di minoranza consiliare per esprimere una posizione diversa, come quasi sempre avviene in quest'Aula, da quella che è espressa dal sindaco e dalla sua maggioranza. E non lo faccio perché mai come questa volta ci siamo trovati d'accordo su questa iniziativa e sulla volontà di testimoniare la nostra riconoscenza ad una persona speciale. Non solo da oggi, ma da tutto il cambiamento che ha avuto inizio alla fine degli anni 90 grazie all'iniziativa e determinante azione delle forze delle donne e della magistratura che con le importanti operazioni che ricordiamo di Primavera e Charles hanno liberato la città da quel brutto patrimonio alla violenza mafiosa. Sono stati quelli gli anni della paura, della sofferenza, del dolore per l'intera comunità. Una comunità che tutti vogliamo ricordare fatta di persone per bene, ma ricorda in quegli anni ad una sorta di esibitanza psicologica nei confronti di figli di famiglie mafiose presenti in questa città, dei Coddi, dei Catanto e dei Roma Debiti. E proprio a chi si è impegnato per liberare il territorio, come quei valori uomini,
qua il colonnello Valerio Giardina, il colonnello Cirunio, in quegli anni venne conferito con licenza la cittadinanza umanitaria. E su richiesta del Consiglio Comunale di questa città, il Presidente della Repubblica conferì agli uomini della squadra del Comandante Avena una licenza di Cavaliere della Repubblica. E chi ebbe il coraggio di rompere il muro dell'omertà, cosa non facile in una città come la nostra, il nostro ambiente, chi ebbe il coraggio di rompere quel muro, chi ebbe il coraggio di denunciare i propri puzzini, il Consiglio Comunale, l'amministrazione dell'epoca, gli corrompe e qui pagò lo status di testimone di giustizia allo status di vittima di mafia e venne assunto come dipendente di questo comune. E saluto l'abbraccio qui presente, Rocco Rispoli, e lo ringrazio per questo. Sicuramente coraggiosa che ha messo in ginocchio il clan di questa città. E poi, grazie a quell'impegno, a quegli uomini valorosi, è arrivata la primavera ed oggi, pur consapevoli che i mafiosi ci sono, sono ancora presenti e purtroppo non intendono in nessun modo alzare la bandiera bianca, dobbiamo continuare il percorso intrapreso. Non possiamo consentire che i nostri figli, che voi giovani, viviate lo stesso terrore e le stesse ansie che hanno segnato quelle della mia generazione, quelli che erano gli anni spensierati. Quegli anni per noi sono stati anni tristi, dolorosi. Oggi dobbiamo impegnarci tutti perché ciò non accada più. E per questo motivo, Don Luigi, come dicevo prima, oggi è un grande giorno di noi significato. Luigi la Lobile tra poco avranno un cittadino in più, un uomo che ha contribuito e contribuisce tutt'oggi con la sua opera di giustizia e fede a rendere il nostro paese migliore. E noi questo uomo lo vogliamo ringraziare. Stiamo marciando in efficienza la cittadinanza umanitaria significherà emulare la famiglia, significherà per la città e i suoi abitanti avere un grande concittadino per poter continuare il percorso di cambiamento, il percorso di risalita. Il cambiamento, dunque, perché Roma sta cambiando davanti agli occhi di tutti, lo sta facendo con l'impegno di molti giovani studenti e studentesse impegnati nello studio. Lo sta facendo attraverso uomini e donne impegnati nel sociale, nel lavoro, nella vita economica, nella vita politica, nella vita culturale. Che il suo impegno di Luigi possa essere ad esempio e possa aiutare coloro i quali non hanno compreso che il malaffare e le sue azioni non portano a nulla se non al dolore, al carcere e anche alla morte. Oggi più che mai vogliamo ricordare i momenti emozionanti e significativi trascorsi e vissuti il 21 marzo scorso, percorrendo le strade della città. Durante la celebrazione del 10° giornata della memoria di impegno e ricordo di vittime di mafia, promossa dalla costituzione, giornata che io vi voglio, la città di Lobi e l'intera Lobide. Il pecero e ricco tentativo di quasi pure di paese, di oscurare quella piccola iniziativa con la giornata, ha offeso e mortificato la comunità, ma non ha certamente impedito la grande, sincera e convinta adesione e partecipazione dei nostri concittadini, anzi, ha sfruttato l'effetto contrario, anche grazie all'incoraggiamento del signor Presidente della Repubblica, che è presente a loro due giorni prima, che la prima volta la nostra città aveva stimolato il nostro popolo a non sottomettersi al potere mafioso, ma a guardare solo e esclusivamente allo Stato come unico e solo punto di riferimento per gli uomini e le comunità libere e oneste. E proprio in quell'occasione della visita del Presidente della Repubblica e della giovane memoria, Don Luigi si è verificato un fenomeno particolare. Per la prima volta, come non mai, la città di Lobi, la comunità di Lobi ha partecipato alla vita e si è scesa in piazza accanto a Don Luigi, accanto al nostro vescovo. Una comunità, lo voglio ancora ricordare e ringraziare, è stata alimentata per anni. Una comunità che è stata costretta a subire il dominio e l'arroganza delle cose malavitose. Abbiamo vissuto subendo violenza morale e fisica. Tanti nostri concittadini, uomini e donne, che avevano provato a ribellarsi a tale potere, erano purtroppo caduti sotto il piombo della Ndrangheta. Per questo, e per non dimenticare il loro sacrificio, la loro rettitudine e l'onestà che contraddistingueva, il ricordo delle vittime innocenti di mafia è importante e fondamentale. Importante quanto avere un concittadino che possa essere testimone e guida per coloro che sono ancora fragili e accecati dalla criminalità organizzata. Lobi, la città di Zaleo, da lei definita lo scorso anno luogo di speranza, luogo dell'impegno, dove contrastare quelle anni della cultura e della legalità e silenziose violenze criminali. Lobi, una città che sta cambiando e si impegna per il sociale, per la cultura e per il lavoro. Siamo consapevoli delle difficoltà che ogni giorno si incontrano in più settori dell'amministrativa.
ma ciò non dovrà scoraggiare chi è deciso di essere a fianco dei cittadini, anche noi, che ci siamo portati in mano in questi anni, l'abbiamo fatto sotto l'attenta regia e il supporto delle forze dell'ordine, a cui va il nostro ringraziamento. Anche insieme a lei e dal nostro rinomato vescovo, su perciò siamo lasciatori del nostro territorio, potremmo individuare e indicare percorsi di opportunità per i nostri giovani, studiare strategie di sviluppo, di formazione al lavoro, momenti di riflessione e conversione. Il suo contributo e la sua forza d'animo, dottor Luigi, come il supporto delle associazioni, come il supporto delle associazioni, delle agenzie educative, delle forze dell'ordine, delle autorità, delle giovani e della magistratura, saranno indispensabili per la crescita dell'intera Lombardia. Confidiamo nella sua vicinanza, nella sua esperienza di educatore, pertanto il nostro intendimento conferirà l'esigenza della cittadinanza onoraria a persone come lei, che hanno manifestato un interesse vero per il nostro territorio. Sono stati questo un esempio di vero contrasto alla criminalità organizzata. Lei, don Luigi, ha dimostrato particolare interesse della nostra città, il nostro territorio della Lombardia, i nostri giovani. Ha portato avanti con la sua associazione un incessante e efficace percorso formativo e educativo nelle scuole del territorio per contrastare le mafie e rafforzare il senso di giustizia e i sentimenti di cittadinanza e fede. Ha dimostrato particolare sensibilità e attenzione ai familiari delle vittime innocenti di mafia nella città di Novi e nella Lombardia. Grazie ancora, grazie per questo suo impegno e grazie a questo impegno oggi Novi è una città più ricca, una città che manda un segnale importante. Don Luigi, quale testimone di verità e impegno, è membro di questa comunità che vuole crescere e vivere. Lei è con noi e noi lo presi siamo con lei e con tutti coloro che perseguono la strada di impegno e di contrasto alle mafie. Infine, mi sia consentito un ringraziamento particolare, perché se oggi siamo qui, per questo importante e solenne momento, dobbiamo ringraziare qualcuno. Riferisco al nostro vescovo, al Monsignor Don Franco Oliva. Il nostro vescovo è sempre attento e con le parole riesce a dare suggerimenti e i consigli giusti. Il nostro amato vescovo è riuscito in poco tempo a risvegliare le coscienze dei cittadini e dei fedeli ed a creare una piacevole armonia nella Lombardia. Al mio vescovo, a Don Franco, un particolare e personale ringraziamento, perché in questo ultimo anno, un anno difficile, un anno in cui sono anche noti momenti di sconforto personale, rabbia e amarezza, mi è stato vicino. Mi ha convinto a continuare questo importante percorso di legalità nella nostra città, questo importante percorso di rilancio della nostra città che mi ha ricordato. Grazie a Giovanni, grazie a Luigi. Per queste ragioni invito il Consiglio a esprimere voto questa proposta di deliberazione, quindi votiamo per alzare in mano. Prego. Chi è favorevole? Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, conferisce la cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti. Cari concittadini, non vi devo dire sinceramente il mio grande imbarazzo e anche un po' di commozione, ma vi prego, non viene data a Luigi Ciotti la cittadinanza onoraria di Locca, vi prego, non la date a Luigi Ciotti, io rappresento un noi. Sono qui perché tanta gente, tante persone, tanti volti, tante storie, tanti sacrifici e tante belle cose sono state costruite in questi anni da tante persone. Vi prego, io la ricevo con gratitudine ma anche nella consapevolezza che sono il noi che vince, non le opere di navigatori solitari. Io sono qui perché tanti altri in questi anni hanno costruito, hanno fatto, hanno pagato anche di persone
Mi sono grato di tutto questo. Viene data quindi una realtà che io rappresento, che oggi ha 1600 associazioni. Ma l'ha trovata in America Latina, adesso libera. Prima di Natale è finito il grande incontro di tutti i gruppi dell'America Latina. La trovate a Berlino, la trovate a Parigi, la trovate in Germania, la trovate in Svizzera, libera. Perché l'esperienza italiana di avere messo insieme mondi e contesti diversi, così diversi, dalla GESCE, la Chiesa Cattolica Italiana, alla CUCI, ai movimenti più laici, alla Chiesa Cattolica con la Conferenza Episcopale, la Chiesa Valdese, movimenti di anziani, o come un mondo che si è messo insieme verso lo stesso obiettivo, che deve vederci veramente insieme. È l'obiettivo di un cambiamento per distruggere questi parassiti che ci stanno impoverendo tutti, perché da secoli che parliamo di mafia. Capite che non è possibile? Capite che non è possibile che da secoli parliamo di mafia, di corruzione, di parassiti? E allora è bello quando vedete che c'è un mondo che si mette insieme spogliandosi di tante etichette per viaggiare in quella direzione, libera e apartitica, ma non la politica, nel senso dell'impegno politico per il servizio e per il bene comune. Nessuno metta il cappello sulla testa di Libera, che è un coordinamento di associazioni così varie, così trasversali, però la bellezza che ognuno poi, ognuno se fa le sue scelte personali, evidentemente che è bello nella libertà e nella dignità. È con molta emozione che ricevo questo e vi sono grato, è un noi però, vi prego il noi. Io rappresento questo noi, un noi fatto di tante storie, di tanti gruppi, di tante persone, anche di tanti limiti, di tante fatiche, non è tutto semplice, non è tutto facile, no, però ne vale veramente la pena. Lasciatemi una parola sulla terra, perché sono stato con un signor vescovo a vedere il mare. E mentre facevamo a piedi via Garibaldi, a un balcone si sono affacciate delle persone a salutare e si stavano preparando per andare al matrimonio. Allora il mio pensiero va a questa sposa, a questo sposo di Locri, che si stanno sposando in questo momento in una chiesa. E beh, è bello, la vita, l'amore. Io non li conosco, ci siamo salutati insieme al vescovo, loro sul balcone, tutti vestiti a festa, no? Perché si preparavano le 11 in una chiesa più vicino. Che vescovo era? Che chiesa era? Forse Santa Caterina. Noi siamo andati in chiesa prima a Santa Caterina, non c'erano anche padre della sposa. Forse è un'altra chiesa. C'è qualcuno che mi dice qual è la chiesa? Eh? Non importa qual è la chiesa, quello che è importante è che quando da balcone abbiamo gridato ma che ora vi sposate, le ore 11, io ho detto beh, mi fa piacere pensare a loro che qui in questa città condividono un sogno di speranza e di amore. È questo che volevo sottolineare con estrema forza e così via. Mi rivolgo alle parole del Papa sulla terra, che le Laudato Si che considero meravigliose. La terra che accolse mio padre a 14 anni a Caulonia, che con il fratello più grande, partito dal cuore delle Dolomiti, dove io sono nato, mio padre venne col fratello più grande, mio padre era del 1911, pensate a 14 anni, portava le calderere del cemento a Caulonia, dove costruivano credo la ferrovia. E mio padre, a cui voglio dedicare insieme a tutti i familiari, a questo noi, mio padre ci ha sempre raccontato, a me e alle mie sorelle, la generosità, l'affetto, l'accoglienza, lui piccolo piccolo, che sgobbava col fratello più grande che ha ricevuto in questa terra. Allora sono orgoglioso di essere anch'io, e lo devo molto a mio padre,
che è venuto qui a scompare dove è stato accolto, ma non solo accolto, riconosciuto, perché non basta accogliere, bisogna riconoscere le persone, dedico veramente a lui, agli amici, ai familiari. Ma Papa Francesco, con un'espressione così forte, dice: la terra ha un'anima, dobbiamo diventare sempre più capaci di riconoscerla, di rispettarla, di rispettarla. Terra non solo generatrice di vita, è anche maestra di vita. Ecco, terra della Locri, maestra di vita. Ma oh, dove trovate i monti e i mari così appiccicati in Italia? Dove li trovate? E dove trovate le Dolomiti? Io sono nato nelle Dolomiti, ma qui in alto, sulla Spromonte, c'è una zona delle Dolomiti, questo tipo di roccia. Ecco, vedi, tu non avresti mai pensato. Le Dolomiti sono diventate dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Io sono nato nel cuore delle Dolomiti, faccio parte del patrimonio dell'umanità. Ecco, ma so che qui ci sono le Dolomiti, ci sono montagne con la stessa roccia, la stessa forza. Ecco, e Francesco ci ricorda in quell'enciclica meravigliosa, una sintesi impressionante. Una sintesi impressionante, il grido della terra e il grido dei poveri. Ci ricorda che i disastri ambientali e i disastri sociali non sono due crisi diverse, ma un'unica crisi socio-ambientale. E allora, in questo senso, l'affetto a questa terra, che io ho bazzicato almeno da circa 35 anni, quanti incontri, quanti momenti. Non a caso che anni fa fu Reggio Calabria una delle prime giornate delle memorie dell'impegno, e poi una meraviglia sulla piana di Gioia Tauro a Polistena. Un bravo parroco, tante persone, tanta gente, e quindi la bellezza di una terra a volte mortificata, ma amara a volte, ma anche coraggiosa e onesta. Allora permettetemi, il desiderio che sento è di condividere veramente con voi oggi una speranza che voi avete già espresso nei vostri interventi, ma voglio metterci anche la mia speranza, che l'esistenza di ognuno di noi trovi senso sempre di più nella condivisione e nella corresponsabilità. Mi auguro, lo auguro a voi, lo auguro ancora alla mia coscienza, il coraggio, vi prego, il coraggio di più, il morso del più da parte di tutti, il coraggio di non adattarsi alla mancanza di giustizia. Giustizia vuol dire il riconoscimento della dignità e della libertà di ogni persona. C'è bisogno di giustizia nel nostro paese, in tutto il nostro paese. E vi prego, Evangelo di questa mattina, perché abbiamo pregato, questa città, con la sua gente, il vescovo, siamo andati in quella cappellina, con tanto silenzio, ma col desiderio di saltare terra e cielo. No, lo vedete proprio che il Vangelo di oggi, gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi, invito all'umiltà. E per me è molto importante l'umiltà, perché coraggio e umiltà non richiedono eroismi, ma generosità e responsabilità. Vi auguro di essere sempre molto umili, tutti. Tutti, con i piedi per terra, con la consapevolezza dei nostri limiti, ma anche delle cose belle che ci sono dentro ciascuno di noi. Io vi devo dire con tanta sincerità che ho trovato in questa terra tanti maestri, ho trovato tante persone
che magari non con grandi discorsi, ma con la loro testimonianza, mi hanno insegnato delle cose. Io mi sono arricchito, io sempre mi arricchisco. E lo dico con grande sincerità. Oh, se trovate qualcuno che ha capito tutto, che sa tutto, salutatelo a nome anche del vostro concittadino e cambiate strada. Cambiate strada subito, perché siamo tutti piccoli. Abbiamo bisogno continuamente di metterci in gioco, di non andare mai nulla per scontato, di arricchirci nella reciprocità. Voi l'avete capito? L'avete capito? Mi ha fatto piacere che Papa Francesco ha aperto la quaresima con tre parole. Tre parole. Il giorno delle ceneri, nella sua grande capacità sintetica, Papa Francesco ha detto tre parole. Magari qualcuno sono sfuggite. Io ve le consegno, perché le voglio fare mie con tutti i miei limiti. Francesco ha detto sfiducia, apatia, rassegnazione. Sono i tre demoni che tentano i credenti. La sintesi così. Sì, guardate, sentite parole di sfiducia rispetto allo scenario che ci circonda, ma questo non deve farci ripiegare su se stessi. Sentite apatia in tanta gente, intanto le cose non cambieranno mai. Sentite anche qualcuno rassegnati. Questi sono i demoni, dice il Papa, che tentano anche i credenti. Noi non dobbiamo fare passi indietro, dobbiamo fare passi in avanti. Avete ragione, perché lo dico da uno che arriva da fuori, ma che si è sempre sentito un po' per amore verso questa terra, la gente, per riconoscenza. Molte cose sono cambiate, molte cose stanno cambiando nel nostro paese. Il nostro dovere è sempre quello di distinguere per non confondere. Il nostro primo dovere è illuminare le cose positive. Chiunque le faccia, se sono positive, illuminarle, perché diventano veramente un segno di cambiamento e di speranza. Bene, ma io lasciatemi ancora. Voi l'avete capito, e ringrazio il signor Franco, gli devo dire una cosa che nessuno sa. Prima che venisse dato l'annuncio ufficiale che lui era vescovo, io ero a cena con lui, nessuno sapeva che diventava vescovo. Io ero a cena con lui, no? E lì domani l'annuncio veniva dato, io sapevo che lui era il nuovo vescovo, e eravamo, non eravamo più, perché ecco. E quindi mi aveva colpito la sua grande umiltà, la sua semplicità. E mi ricordo che mi ha detto, poi ci rivediamo, dice, non lasciarmi solo. E ho sentito la profondità. E allora io sono piccolo, però se ci mettiamo tutti quanti insieme, no? Perché è sempre noi che vince. E quindi la gioia di essere qui, ma anche per dire che per me è fondamentale, spero che voi l'avete capito, lui l'ha ricordato, saldare la terra con il cielo. Guardate, io ho due riferimenti che hanno accompagnato la mia vita, con tutti i miei limiti, con tutte le mie fragilità, ma due riferimenti che mi sono cari. Io ho avuto sempre come punto di riferimento innanzitutto il Vangelo e poi la Costituzione italiana. Non vivo per aria, ma vivo in un paese che mi cambia. Un paese che amo nonostante le sue ferite e le sue fragilità. Ho sempre detto che il primo vero testo antimafia è la Costituzione italiana. Venisse applicata fino in fondo. Non abbiamo bisogno di tanti codici. È la nostra Costituzione, signorina. È la nostra Costituzione. Grande punto di riferimento in questo senso. Sapete perché c'è molta politica nel Vangelo? Quando dico politica è la definizione che diede Paolo VI, la più alta ed esigente forma di carità, il servizio per il bene comune. Allora c'è molta politica nel Vangelo in questo senso,
quando denuncia i soprusi, le violenze, le ipocrisie. E c'è molto Vangelo nella Costituzione, laddove stabilisce l'uguale dignità delle persone e il loro diritto a vivere in pace. Eccomi i due grandi riferimenti. Guai, mi disse meno a tutto questo nella mia vita. Poi con i miei limiti, sapete, ecco perché è importante camminare insieme. Ma faccio un augurio a tutti. Dobbiamo dare spazio al sogno. Dobbiamo non restare prigionieri della realtà. Dobbiamo diventare capaci anche di tenere conto della realtà, ma anche di sognare. Dobbiamo sognare, vi prego. Dobbiamo sentire forte una creatività dentro di noi e avere di più una visione del domani. Porre un inizio ancora di più di discontinuità rispetto al presente nel nostro paese che è l'Italia. L'obbligo, l'ho detto, vi prego, ma voi sono cose che mi insegnate, molti di voi siete i miei maestri, l'obbligo di sapere cogliere il positivo che c'è, riconoscere l'impegno, la bellezza, il valore di tanti, le cose belle insomma che ci sono, sono. Non ci si può limitare a chiedere il cambiamento, dobbiamo diventare ancora di più noi parte di questo cambiamento. Dobbiamo uscire ancora di più da Dio per organizzare in noi l'importanza dell'impegno collettivo. Ecco, bisogna ricostruire i legami sociali in tanti contesti, in tante realtà. Abbiamo bisogno di più insieme nel nostro paese di riempire di vita e di fermento una società segnata da tante solitudini e da tante fragilità. Voi mi insegnate, e ringrazio questa rappresentanza di scuole che ho già incontrato, che la conoscenza è veramente la via maestra del cambiamento, che la cultura è quella che dà la sveglia alle coscienze, che l'educazione è il primo e più prezioso investimento di una comunità aperta al futuro e che l'educazione deve essere sempre un progetto corale. Beh, amici, siamo chiamati veramente a insegnare e a testimoniare la sobrietà dei consumi. E mi ha fatto piacere questo riferimento alla sobrietà che ho sentito da uno di voi. E la generosità però del consumarsi per ideali capaci di dare senso e speranza e futuro alla gente. Una parola voglio esprimere alla politica, perché questo è un consiglio comunale, e quindi la mia gratitudine a voi. Vi prego, io rappresento un nome. Lo dico con l'affetto che sento dentro. Voi mi insegnate e lo auguro sempre di più. Ve lo auguro sempre di più. Primo, io ringrazio quanti si impegnano in politica, nel governo, nell'amministrare il nostro paese e le nostre città, perché è un compito non semplice e non facile. E quindi bisogna evitare le semplificazioni e le generalizzazioni che a volte si sentono fare. Quanta bella gente, persone, uomo, donne, nella storia, oggi ci sono e si impegnano. Poi ci sono anche i furbi, però bisogna non dimenticare la forza, la bellezza della politica veramente come servizio. La politica sì, ve lo auguro sempre di più, che sia il servizio alla comunità. E il servizio alla comunità è prima di tutto la politica deve prendersi cura delle persone più fragili, di chi sta ai margini, di chi non ha lavoro, di chi non ha futuro. Lo so che non è semplice, non è facile. Partiamo da quella politica alta per poi scendere nei nostri contesti. La politica, se non fa questo nel nostro paese, tradisce se stessa. Non è politica. Non è politica, è un'altra cosa. La politica deve rispondere ai bisogni delle persone. Politica
deve partire dai bisogni, dalle speranze delle persone, cioè dalla loro vita concreta. Vuol dire pensare alle persone in quanto persone, non come elettori a cui strappare il consenso. Perché se la politica, pur di strappare il consenso, fa promesse, lancia cose, ecco, non è politica, è un'altra cosa. Se per il consenso si umiliano gli immigrati, si umilia la povera gente, non è politica, è un'altra cosa, chiaro? È un'altra cosa, è un'altra cosa. Allora mi auguro, ve lo auguro di cuore, siate capaci. Magari perderete, che non importa niente, ma ci sarà pure una coscienza di rispondere ai bisogni delle persone, facendo anche delle scelte scomode, e non fare le cose solo per il consenso degli elettori. Io ve lo dico come sono capace. Perché ve lo dico come sono capace. E so le vostre difficoltà, so che tutti questi bilanci e un'economia che è sempre più mortificato ha messo veramente in difficoltà il potere moltiplicare gli strumenti per andare incontro alla gente. L'abbiamo sempre detto, continueremo a dirlo nei vari gradi della politica, evidentemente, che l'inclusione sociale sta alla base della democrazia e che l'inclusione sociale è per il benessere di tutti. Perché solo così si possono sconfiggere le mafie. Gratitudine per il vostro impegno grande, a cui va la stima sempre dell'affetto di queste istituzioni, magistratura, forze di polizia, la gratitudine. Non ci sono parole. Penso anche al grande sacrificio di tanti. Penso al grande impegno di istituzioni che fanno la loro parte, che noi dobbiamo riconoscere. Ma per sconfiggere le mafie, la 'ndrangheta, occorre costruire una società dei diritti, del lavoro, della giustizia. Occorrono impegno e cura per il bene comune. Abbiate pazienza, è da secoli che parliamo di mafie in Italia. Sarà qualcosa che non funziona, perché si scarica sempre l'impegno e anche la riconoscenza verso quella parte, ma bisogna invece investire anche da questa parte, e in questa parte c'è la nostra responsabilità di cittadini di fare di più, di più. Ecco, il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Dobbiamo imparare il coraggio, ad avere più coraggio tutti, per non lasciare solo a qualcuno. Ma prima di chiudere, devo dire che una società che non si cura dei giovani, lo dico al mio paese che amo, che è l'Italia, è una società che non si cura della propria storia e del proprio venire. 2.300.000 giovani in Italia che non studiano più e non lavorano, sarà il problema per piacere centrale. Sarà il problema centrale. Se 4.500.000 di persone vivono la povertà assoluta, sarà un problema centrale. Se, come diceva un grande amico morto un anno fa, grande studioso della lingua italiana, suo fratello ucciso dal Cosa Nostra, il corpo mai ritrovato, Tullio De Mauro, che diceva che in Italia, un anno fa prima di morire, oltre 6 milioni di analfabetismo di ritorno, e la cultura, e la dimensione educativa, eccetera. Senza lavoro una società muore, perché manca, voi ve lo insegnate, lo strumento cui ciascuno guida il suo senso di dignità e di identità. Allora dobbiamo lottare insieme. Lo dico noi cittadini, lo dico alle associazioni e ai gruppi che aderiscono alla nostra rete. I beni comuni non possono obbedire le logiche del mercato. Questi beni sono la vita, e la vita non è una merce in vendita. Ragazzi, concittadini, è duro, è difficile, però la lucidità che su alcuni punti ci deve abbracciare tutti di più, di più. Noi dobbiamo portare il nostro umile, piccolo contributo, tutti insieme, ognuno per la sua parte, per cambiare la storia, non per subirla. Noi non possiamo subire una storia che ha questi numeri, questi dati,
queste fragilità. Non possiamo dimenticare le cose che sono state fatte positive, certamente. Non possiamo però subire la storia, dobbiamo cambiarla, fare qualcosa di più. Dobbiamo dirci con chiarezza che la povertà è un reato, la povertà è un reato contro la dignità delle persone, è un crimine di civiltà. Allora voi capite che è necessario da parte di tutti uno scatto di più. L'ultima parola la voglio rivolgere ai giovani. Grazie che siete qui, siete meravigliosi. Siete veramente meravigliosi. Io dico sempre però, a me adulto, bisogna smettere di illudere questi ragazzi, smettere di illuderli. I giovani vanno sostenuti, incoraggiati, ma anche dotati degli strumenti necessari per realizzare le loro capacità e il loro amore per il bene comune. Scuola e lavoro sono le priorità di una società aperta al futuro. Diamo ai giovani quello che li aspetta e saranno veramente loro gli esclusi di oggi a indicarci e a costruire la strada del domani. La Regione Puglia sta investendo, e questi giorni noi siamo in Puglia, perché quest'anno il testimone, portatelo con un, quest'anno sarà Foggia. Ma noi a Foggia avevamo fatto un annuncio a maggio, non ad agosto, che c'è stata la strage con 4 morti. La provincia di Foggia negli ultimi anni 300 morti ufficiali, dell'80% non si conosce nulla. La mafia del Gargano, la mafia foggiana, la mafia di Cerignola è una mafia che è stata dimenticata e sottovalutata da sempre. Eppure quella mafia ha delle modalità che sono impronunciabili, vi prego, impronunciabili. Libero aveva scelto dopo l'Ocri, la bellezza di aver condiviso con voi quel percorso. Vi devo dire anche la generosità del Capo dello Stato, perché si erano dimenticati che avevano i trattati di Roma in quei giorni. Però il Presidente si sono riusciti a conciliare tra la visita di un capo di Stato, la televisione di un altro capo di Stato, tutte le delegazioni, lui dice io vengo, che è stato bello, sapete, e dobbiamo sentire che quei segni sono segni, tocca a noi portare avanti tutto quello, ma è stato bello che un capo di Stato è venuto nella notte. Certo, 50 anni prima Saragat andò a San Luca per Corrado Alfaro. Era un momento di attenzione, di valore verso quella grande autorevole persona, ma qui è venuto per voi, è venuto per noi, è venuto per dire a questa terra. E il discorso che ha fatto, mai un capo di Stato ha fatto un intervento, dico io che sono sempre ipercritico quando non fare quello che deve fare, lo è stato benissimo, perché l'intervento del nostro Presidente ha fatto un'analisi, ma ha consigliato che tante e tante speranze, che gioia vederlo arrivare qui. Ricordo tutti i problemi per questo benedetto elicottero che doveva attaccare qui, attaccare là, attaccare su, attaccare giù, ma non importa. E quando lui mi ha richiamato dopo per dirmi grazie che hai insistito, perché ho trovato una meraviglia. Il cerimoniale, ve lo posso adesso confessare, adesso ve lo confesso, il cerimoniale aveva stabilito, per varie ragioni, guardate, che dovrebbero essere sempre rispettate, che il Presidente entrava da una porta, sarebbe uscito da quella porta, avrebbe solo saltato la prima fila e poi sarebbe andato via. Ma io appena arrivato ho detto, guarda, tu devi andare a salutare tutti i familiari, perché è la tua gente, è la tua vita, è la tua storia. E quindi non è uscito da dove è entrato, è uscito andando verso di voi, no, perché era la sua gente. E poi la cosa che l'ha colpita al telefono me l'ha poi detta, che quando è arrivato c'era un anziano sulla crociera centenario che voleva salutarlo, ma improvvisamente la tribuna piena di gente e i ragazzi che cominciano Vino di Mameli a San Luca.
Il presidente è stato lì a guardare e quel cerimoniale ha detto: ha fatto bene per questa parte, perché bisogna rompere, io sempre fatti rompere i capi di Stato, i cerimoniali, perché possono incontrare, toccare il valore della gente. I giovani, diamo ai giovani quello che li aspetta, saranno loro gli esclusi di oggi a indicarci a costruire le strade del domani. Il Gonfalone di Dochi, la nostra città, se ci sono problemi economici lo porto io, no? Lo porto io. Apra a Foggia per consegnare a Foggia il testimone di questo passaggio. È un'Italia che deve lottare perché corruzione e mafia bisogna dire basta, anche se siamo piccoli, anche se siamo fragili. E poi adesso continueremo a celebrare messa per chiedere a Dio che ci dia una bella pedata a tutti ad andare avanti. Grazie. Mamma mia, che roba! Non spedire troppi soldi per me, mi raccomando. Città di Lodi, ai Lopresi non è dato possedere né schiavi né schiave, questa è una frase di Zanotto che tutti conosciamo. L'amministrazione comunale della città di Lodi conferisce l'onorificenza della cittadinanza onoraria a Don Luigi Cioppi per la sua attività pastorale, per l'esempio di pazienza e disponibilità, per il sostegno premuroso e l'infaticabile cammino di rinnovamento culturale e sociale nella nostra comunità. Con infinito affetto e stima, consegna il sindaco, però. Ecco. Tutto a posto? Tutto a posto. Luigi? Questo è il nostro. Grazie. Consegniamo anche a Don Luigi un Pinax in rappresentanza della bella storia culturale di questa città. Mamma mia, per un camion tornare su. Che bellissimo. Grazie. Don Luigi, a un anno dalla 22ª giornata della memoria e dell'impegno, oggi lei ritorna a Locri per ricevere la cittadinanza onoraria. Ecco, con chi intende condividere questo riconoscimento? Sono tornato diverse volte nell'arco dell'anno per fare degli incontri di gruppi, l'associazione, la chiesa locale. 15 giorni fa ero ancora qui con alcune scuole. Sono tornato per ricevere questo riconoscimento che non viene dato a me, Luigi Ciotti, l'ho detto e lo voglio ribadire, ma quanti costruiscono questo noi? Non è opera di navigatori solitari, qui ci sono delle belle persone, delle belle associazioni, Libera è una di queste realtà che cerca di mettere insieme mondi di contesti diversi e quindi è dato attraverso la mia persona a quanti sentono fortemente questo impegno, questa responsabilità. Passati appunto, come ho detto, ho avuto modo di incontrare i giovani di diverse scuole di ogni ordine e grado per promuovere la cultura della legalità e dell'antimafia. Quindi insomma, cultura e legalità sono strumenti che consentono ai giovani di decidere da che parte stare e soprattutto di essere cittadini responsabili. Insomma, questi strumenti contrastano la violenza criminale. Io sono uno che sono abbastanza critico sull'uso della parola legalità, perché non diventi un idolo, non diventi una parola astratta, solo una parola educativa, deve diventare una parola di vita. La legalità è importante per la crescita umana, per lo sviluppo sociale, però l'obiettivo è la giustizia sociale. La legalità è il mezzo, lo strumento per raggiungere questo obiettivo. Si rischia di fare sempre molta confusione. Legalità non parola astratta ma parola di vita, allora vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire politica per la famiglia, vuol dire una funzione forte della cultura, della scuola,
vuol dire soprattutto le politiche sociali al servizio delle persone più deboli e più fragili, se no diventa una parola astratta. Tant'è vero che in questi ultimi anni che abbiamo parlato tanto di legalità, è cresciuta l'illegalità e la corruzione nel nostro paese. No, allora le mappe sono da secoli che ci sono. Detto questo, devo dire che è fondamentale e importante questi percorsi. Ma prima della legalità ci sta la responsabilità. Prima della responsabilità ci sta l'impegno per dare dignità e libertà alle persone. Parliamo sì di legalità, saldandola alla responsabilità. La LOCRI dell'ENA definita luogo di speranza. Insomma, i giovani costituiscono un'opportunità per rilanciare questo luogo di speranza, per costruirlo. Bisogna fare in modo che i giovani che possono, sono andati in giro per il mondo a sgobbare, a studiare, possano ritornare a portare il loro contributo, la loro intelligenza, la loro fantasia, la loro capacità. Ma la politica deve investire, perché i giovani non devono andarsene lontano, o se ci vanno vanno per arricchire la loro ricerca, il loro studio, ma devono tornare. Io li incontro, la gente di questa terra, li incontro in giro per il mondo, no? E molti avrebbero voglia di tornare per portare il proprio patrimonio, per il contributo che ognuno può mettere in gioco per il cambiamento. I giovani dobbiamo lavorare su di loro. Allora un'attenzione va verso le persone che fanno più fatica e va anche verso il mondo dei giovani. Ma va, deve andare anche verso le persone, quei giovani che sono dentro l'organizzazione criminale mafiosa. Libera da 10 anni, che ha un protocollo col Ministero della Giustizia, proprio per dell'accompagnamento dentro dei progetti di ragazzi che appartengono, che hanno sbagliato, che hanno commesso dei reati, però che devono trovare e poter sperimentare un'altra forma di comunità, che è quella proprio che noi stiamo cercando di offrire. Liberi uguali, uno di questi percorsi, ad esempio, che col Tribunale di Reggio Calabria stiamo portando avanti. È 10 anni che c'è un protocollo a livello nazionale che abbiamo messo in pratica per offrire questi spazi e opportunità per molti ragazzi.